compagnia dei nostri maestri, il direttore artistico Giuseppe Rullo, il primo violino Anton Bianco. Siamo nella Basilica a Roma, San Paolo entro le mura. È appena finito il concerto, è stata un'emozione grande. Cosa ci volete raccontare? Come l'avete vissuta voi grandi musicisti? Allora, è stata un'esperienza bellissima, emozionante. Il pubblico ci è stato vicino, nonostante, ecco, è la prima volta che incontriamo un pubblico che non conosciamo, non è del nostro territorio, ma è come se lo fosse, perché la musica unisce tutti e supera i confini. Ecco, questa prima tappa nazionale è andata veramente in modo soddisfacente. Infatti hanno apprezzato e richiesto anche un bis, noi siamo stati ben lieti di poterlo riproporre. Speriamo che questo sia di buon auspicio per il prossimo evento che si terrà a settembre a Venezia, e poi anche altre sorprese ancora nelle basiliche più importanti e più belle d'Italia. Quindi un arrivederci a voi e alla prossima. Grazie, noi vi aspettiamo. Maestro Anton Bianco, vuole aggiungere qualcosa? Beh sì, è stata una bellissima esperienza, più che altro il luogo dove ci siamo esibiti parla da solo, dai dipinti, a livello architettonico, e ci piace, ecco, dire come noi rivendichiamo, ecco, il potere della musica e il potere anche dell'arte. Quindi arte, musica, scultura, dipinto, non so che dire, tutto un potere verso la cultura, verso l'arte, e mai invece quello che viene così detto, la musica del potere, la cultura del potere, ma sempre omaggiare, elogiare il potere dell'arte, la forza dell'arte. L'arte che trasmette, la musica che emoziona. Allora vi aspettiamo per il prossimo concerto. Grazie. A Venezia. Benissimo.